San Ciro contro la Pistartena a Mauro Chianese per salvare la propria panchina. E pareggio tra Aprilia e Cassino, pareggio senza reti al quinto Ricci, che si allontanano così da entrambe le formazioni dal vertice della classifica, mentre prova a risalire la china in Latina. Vittoria rotonda per la formazione di Agenore Maurizi al Biagio Pirina di Arzachena contro la formazione smeraldina, sconfitta per 3-0 dalle reti di Cunzi, Mastrone e Corsetti. Ancora in rete Corsetti, il bomber della formazione nerazzurra, che era partita in ritardo ma che sta cercando di risalire la classifica, sale a quota 19 in Latina, avvicinandosi così alla zona playoff. Vittoria per la Pistartena, doppietta di Delgado per la formazione di Stefano Campolo contro un Città di Anagni in rete con Tucci per accorciare le distanze. Rimane ultimo in classifica il Città di Anagni. Mentre quanto riguarda ieri, delle partite giocate in anticipo, oltre a quella di alta classifica tra Latte Dolce e Ostiamare, c'è stato lo 0-0 tra Budoni e Lanusei, uno 0-0 che è costato la panchina, come hai detto te Fulvio poco fa, al tecnico della formazione di casa Gianluca Erbatin. Vedremo chi sarà a sostituire il tecnico, lei ormai ex tecnico del Budoni. Pareggio importante per il Lanusei, invece che ottiene un punto prezioso in trasferta per un campionato più tranquillo. Importante vittoria per il Ladispoli, che vince addirittura 4-1 all'Angelo Sale contro lo Procalcio Tor Sapienza, seconda vittoria consecutiva per la formazione del presidente Umberto Paris, terza vittoria complessiva in questo campionato e prima davanti al proprio pubblico. Ricordiamo che domenica scorsa la formazione tirrenica aveva vinto sul terreno di gioco della Nagni, e credo che se non sbaglio si sia giocato in quel di Colleferro, per 3-2, mentre la precedente era vittoria della Dispoli, era arrivata alla quinta giornata sul terreno di gioco del Budoni. Chiude il programma gare il pareggio di Ardea tra team Nuova Florida e Muravera, un punto sicuramente che a mio avviso accontenta più i sardi, che trovano un punto in trasferta molto importante per la salvezza. Ricordiamo Muravera che domenica scorsa aveva battuto con il più classico dei punteggi il Trastevere, un Trastevere che ha aperto qualche punto per strada in questo campionato, non ha mai pareggiato la formazione del presidente Betturri di Mister Perrotti, 8 vittorie e 4 sconfitte. Certo, una squadra che punta a vincere il campionato non può tornare da Muravera, con tutto il rispetto per la formazione isolana, senza neanche un punto nel carniere. Ovviamente, questi punti persi possono risultare decisivi poi ai fini della vittoria del campionato. Alessandro, una domanda. Seconda vittoria consecutiva per il Latina. Pensi che la squadra pontina ha finalmente trovato la continuità di rendimento per recitare un ruolo importante in questo girone? Ma io credo che Latina stia trovando una continuità dopo l'arrivo in panchina di Agenore Maurizi. Certo, non potrà sicuramente ambire per le primissime posizioni, ma una qualificazione ai playoff credo che sia alla portata di questa squadra. Benissimo, ringraziamo Alessandro Natalli per questo approfondito commento del girone G. Per noi un'inversione per esigenze di collegamenti degli ultimi due gironi che restano, quindi anziché affrontare subito l'H, quindi Campania, Puglia e Basilicata, passiamo a quello che è l'ultimo dei raggruppamenti in ordine alfabetico lì, Campania, Calabria, Sicilia, e contatteremo Rosario Carraffa di tuttopalermo.net dopo un istante di musica. E allora rientriamo con un'altra carrellata dei risultati del girone I.
Acireale Licata 0-1, Messina Biancavilla 2-0, Castrovillari Cittanovese 2-0, Giuliano Corigliano Calabro 5-1, Marsala Marina di Ragusa 0-0, Palmese Palermo 0-0, San Tommaso Roccella 0-2, Troina Messina 0-3, Savoia Nola 2-0. Continua a guidare il raggruppamento a quota 31 punti il Palermo, poi Savoia 23, Giuliano 22, 21 punti per Acireale, Biancavilla, Licata e Troina, ACR Messina 20, FC Messina 17, Castrovillari 16, Marsala 15, Nola 13, Cittanovese 13, Marina di Ragusa 11, Roccella 9, San Tommaso e Corigliano Calabro 8 punti, chiude il raggruppamento la Palmese a quota 6. Ma per raccontarci meglio quanto accaduto quest'oggi diamo la linea a Rosario Carraffa di tuttopalermo.net. Ciao Rosario, ben trovato. Bentrovati a voi, un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Naturalmente iniziamo a analizzare questa serie D, girone I, naturalmente regala tante sorprese. La prima sorpresa obiettivamente è il pareggio del Palermo in casa della Palmese, forse nessuno si aspettava questo 0-0, però attenzione perché ci sono alcuni risultati anche sorprendenti, la Cireale che va a perdere contro il Licata, voi già l'avete detto, è un Giuliano che sale sempre di più in classifica vincendo contro il Corigliano Calabro per 5-1 e poi ricordiamo la sconfitta anche del Biancavilla, avete detto voi, in casa della CR Messina, prossimo avversario del Palermo. E arriva la seconda sconfitta consecutiva anche del Troina, questa volta contro l'FC Messina. Sicuramente un girone I che regala tante sorprese. Adesso al secondo posto c'è il solitario Savoia con 23 punti, 8 lunghezze al Palermo, si trova sempre al 31, Giuliano che sta risalendo a 22 punti e addirittura quelle che erano le tre squadre che si trovavano la settimana scorsa al secondo posto, Citera, Biancavilla e Troina, hanno perso diverse posizioni, sono state agguantate anche dall'Licata a 21 punti in classifica. Il campionato sicuramente è molto strano e divertente, nel senso che non ci sono mai partite certe e questo lo sta dimostrando, queste 12 giornate lo stanno dimostrando. Prima c'era un Palermo che vinceva tutte le partite, ha vinto 10 partite consecutive, però adesso c'è stata una sconfitta contro il Savoia e poi il pareggio contro la Palmese. Fa capire come il campionato sia obiettivamente aperto, anche se il Palermo ha un grande distacco sempre alla seconda posto in classifica, questa volta il Savoia. Ricordiamo che il Palermo rimane sempre la migliore difesa di questo campionato con solo 7 reti subite, ma rimane anche il miglior attacco con 25 reti messi a segno. Quindi possiamo dire che il campionato è più che aperto, lo rimarrà molto probabilmente per tanto tempo, a meno che il Palermo non riprenda quella marcia ovviamente di tante vittorie consecutive, allora il primo posto potrebbe essere già chiuso. Però c'è tanta bagarre anche tra le zone basse della classifica, dove ovviamente il Corigliano Calabro, San Tommaso, Roccella vogliono lottare per far capire di meritare questa serie. Stessa cosa che sta facendo la Palmese, nonostante ha diversi problemi societari, effettivamente oggi ho giocato un'ottima partita, chiuso tutti gli spazi con le alleate a Rosario Pergolizzi, anche se la bravura obiettivamente è stata del proprio portiere che ha messo in atto diverse ottime parate, però ovviamente il portiere fa parte sempre della squadra, quindi un merito e un plauso va a tutta la squadra che effettivamente ha messo il cuore in campo nonostante tante problematiche, tante assenze che aveva la Palmese, però effettivamente poi nel complesso ha meritato questo pareggio contro la prima della classe che attualmente rimane il Palermo. Veramente un risultato a sorpresa, questo un testa coda che nessuno avrebbe immaginato, penso, con pronosticarlo sullo 0-0, però effettivamente è sintomo comunque di un girone questo quanto mai vivo e interessante. Beh, sicuramente sì, il risultato rimane la sorpresa, forse la più sorpresa di questo girone I, perché come ho già detto nessuno si aspettava il pareggio del Palermo, sembrava una gara sulla carta praticamente a senso unico, che il Palermo poteva andare anche a vincere addirittura con la goleada, così non è stato, e questo fa capire anche l'importanza di tutte le squadre che mettono il cuore, soprattutto chi gioca contro il Palermo, lo abbiamo visto noi che seguiamo il Palermo da vicino, ma seguiamo tutte le altre squadre, effettivamente cercano di dare
qualcosa in più contro il Palermo per dimostrare naturalmente il proprio valore. Nel complesso però possiamo dire che quello che mi ha impressionato naturalmente è il voler conquistare effettivamente punti da parte della Palmese, e soprattutto queste sorprese che ogni settimana regalano soddisfazione a tutti coloro che seguono questo girone, girone I, naturalmente alla Serie D, e come tutti gli altri gironi però obiettivamente secondo me è molto avvincente, forse sembra essere salito un po' di livello rispetto a qualche anno addietro, però questo sta a dimostrare come le squadre anche in Serie D effettivamente vengono costruite per cercare di ottenere degli obiettivi importanti e soprattutto a regalare soddisfazione ai propri tifosi. E occhi puntati domenica prossima sullo scontro fra la terza, tra la seconda e la terza in classifica, fra il Savoia e il Giuliano. Ti vorresti sbilanciare già in un pronostico? Beh, sicuramente questa, il Giuliano, come già detto, è una delle sorprese forse di questa giornata, ma sta facendo bene le ultime giornate. Oggi ha vinto 5-1 contro il Corigliano Calabria e poi ricordiamo giocherà non la prossima ma l'altra ancora proprio contro il Palermo, e secondo me là si vedrà il vero Giuliano, se avrà diciamo voglia di poter inserirsi per questa lotta magari del primo posto o naturalmente la lotta per i playoff. Sicuramente è una di quelle squadre che sta regalando soddisfazione ai propri tifosi, e soprattutto ricordiamo ha messo a segno ben 20 reti, quindi fa capire come il reparto offensivo è forse la punta di forza di questa squadra, difesa un po' meno perché ricordiamo ha subito già 12 reti per esempio come ha subito lo stesso Marsala, che si trova solo a 11 punti all'undicesimo posto in classifica con 15 punti, quindi sicuramente il Giuliano sarà una di quelle squadre da tenere d'occhio, come lo sarà il Savoia, ma io penso che ce ne sono tante squadre da seguire con attenzione, oltre il Giuliano, il Savoia, lo stesso Licata, ma ricordiamo sempre Cireale, Biancavilla e Troina, occhio a non sottovalutarla, e forse tra le due messinesi la CR Messina è quella che ha qualche cosa in più e che lo ha dimostrato in queste giornate, e vedremo, sarà naturalmente un grande banco di prova la prossima partita che la giocherà in casa lo stesso Renzo Barbera contro il Palermo, ci sarà proprio Palermo CR Messina domenica 24 novembre 14:30, quindi il campionato è sicuramente entusiasmante, però ancora manca tanto, è presto forse per tirare bilanci, perché ricordiamo si deve giocare ancora la 13ª giornata, però già penso le squadre che vi indicate possono essere queste a provare naturalmente a conquistare la promozione da qua al termine del campionato, le altre le vedo forse costruite per mantenere la categoria o per naturalmente lottare per diciamo un campionato tranquillo. Benissimo, grazie ancora Rosario, noi ci aggiorniamo domenica prossima. Ovviamente sì, ci aggiorniamo domenica prossima sperando che ci sia un'altra partita, altre partite esaltanti, e soprattutto salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito, naturalmente ringrazio sempre voi a nome di Rosario Carraffa e a nome di tutto Palermo.net, grazie, alla prossima. Grazie Rosario Carraffa di tutto Palermo.net. Noi recuperiamo a questo punto l'ultimo girone che ci mancava, l'H, quindi Campania, Puglia e Basilicata, lo faremo con il nostro Simone Cataldo di Dilettanti Puglia 24.it, restate con noi a fra poco.